Bentornati, bentornati in diretta con Pronto Medicina, altro segmento, ultimo segmento della nostra trasmissione. Abbiamo cambiato ospite e cambiamo argomento. Con noi è Matteo Biatta, fotografo. Ciao Matteo, ben ritrovato. Buonasera, grazie. Buonasera a te, buonasera. Diciamo a Il Fate Bene Fratelli, perché lui è un fotografo che ha avuto una esperienza umanitaria in uno degli ospedali del Fate Bene Fratelli in Africa. L'abbiamo invitato perché anche questa è sanità, è esperienza vista appunto dalla parte comunque di un fotografo che è andato in questa missione, che si trova esattamente in questo ospedale. Dove? L'ospedale si trova a Lunsar, che è a circa 120 km a nord di Freetown, la capitale, in Sierra Leone. In Sierra Leone, perfetto, giusto per indicare quella parte di Africa. Dunque, una tua esperienza che ti ha portato lì, avvicinato dal Fate Bene Fratelli, per quale motivo? Io ero stato in Africa con il Fate Bene Fratelli nel 2014, in Togo e Benin, con tra l'altro fra Fiorenzo Priuli, che è bresciano, è un frate chirurgo bresciano, e volevo assolutamente tornare in Africa e ho contattato il Fate Bene Fratelli a Roma, il quale mi ha detto che avevano effettivamente bisogno del mio lavoro in Sierra Leone per documentare la ripresa delle attività dell'ospedale di Lunsar dopo l'epidemia di Ebola. Ecco, infatti c'è stata questa gravissima epidemia che ha colpito questa zona dell'Africa e quindi anche quell'ospedale, e le cose si sono rimesse in piedi, quindi adesso... Sì, l'ospedale è rimasto chiuso per un po' di tempo perché era stato deciso di chiuderlo perché era diventato un focolaio ingestibile. Loro hanno perso un frate e 11 infermieri a causa di Ebola. È stato riaperto e... ho documentato il fatto che molte cose all'interno dell'ospedale sono cambiate da quando c'è stata l'epidemia. Ci sono delle regole ferree per quanto riguarda il divieto di toccarsi, l'evitare i contatti il più possibile e soprattutto l'educazione ai pazienti e ai parenti dei pazienti che vengono a trovarli per disinfettarsi le mani e non toccare niente e nessuno senza prima essersi lavati le mani. Senti, naturalmente la tua esperienza è dietro la macchina fotografica, certo. Tu non sei un medico, no. Però abbiamo pensato appunto di invitarti anche per raccontare un po' la tua esperienza, che è stata fatta anche attraverso appunto alcuni scatti che ci hai portato. Vediamo se la regia uno scatto alla volta ce lo fa vedere. Ecco, questo che cos'è? Questo è... allora. Questa è una delle cose che sono cambiate a causa dell'epidemia. Questi sono gli addetti al trasporto delle salme, delle salme dall'ospedale all'obitorio. Da quando c'è stata l'epidemia, chi è addetto al trasporto è obbligato a vestirsi con il personal protective equipment, che sono queste tute integrali che, certo, si usavano durante l'epidemia. Loro trasportano la salma dall'ospedale all'obitorio con i guanti doppi, con la mascherina, con la tuta. Certo, tutto quanto tutto. Per evitare contagi. L'unica differenza che c'è... Ecco, andiamo piano, dico la regia, che chiamone una alla volta. L'unica differenza che c'è rispetto alla protezione che utilizzavano durante l'epidemia è che non hanno la copertura di plastica davanti al viso. Però... utilizzano questa tuta, quando hanno finito e hanno trasportato la salma, vanno in questo punto del giardino dell'ospedale dove c'è un fuoco che brucia 24 ore al giorno e con una procedura piuttosto complessa e abbastanza lunga tolgono la tuta in modo tale che la pelle non tocchi mai l'esterno della tuta e questa tuta viene bruciata. Bene. E viene bruciata, quindi insomma, ecco, in quelle condizioni, in quel paese appunto dell'Africa, si fa anche questo per mettersi in sicurezza, sì, no? Assolutamente. Ecco. E tra l'altro lo fanno indipendentemente dalla causa di morte del paziente. Allora, vediamo invece la immagine successiva che avevamo anticipato, lo scatto subito dopo, che riguarda invece un'altra situazione, mi sembrava una sala operatoria, se sì, non sbaglio. Sì, è una sala operatoria e la particolarità è questa. Le sale operatorie come questa le altre due, insieme a tantissime altre stanze, hanno subito una variazione di utilizzo durante l'epidemia. Quindi durante l'epidemia non venivano più utilizzate come sale operatorie, ma venivano utilizzate semplicemente per mettere i pazienti
a ricovero che erano stati, a cui era stata diagnosticata l'Ebola oppure erano sospetti. Poi, una volta diagnosticata, venivano trasportati nel centro di trattamento di Ebola e venivano curati lì. Anche la sala operatoria ha subito questo cambiamento e ho documentato questo parto, questo è un parto, quello che ho documentato nella fotografia, per far capire che le attività erano completamente riprese, cioè che durante l'epidemia c'era stato questo cambiamento di destinazione, diciamo, e adesso tutto tornava alla normalità, normale. Con una bella notizia che è appunto il parto. Che è un parto cesareo di una ragazza di 19 anni che ha partorito il suo primo figlio maschio. Esatto, che sconfigge l'epidemia e la morte che c'era stata. Esatto. Allora, vediamo l'altra immagine, l'altra fotografia che ci permette sempre di documentare questo tuo lavoro. Ecco, lì simbolo appunto della natività, della fecondità, no, del posto, che è tornato tutto un po' alla normalità. Questa è una storia molto particolare. Questa ragazza si chiama Fatmata Sesai e ha 19 anni. Lei vive nel villaggio di Contabana, che è in mezzo alla foresta, a una decina di chilometri da Lunsar. Lei ha la particolarità di aver perso purtroppo parecchi familiari durante l'epidemia a causa di Ebola. E lei stessa ha sofferto d'Ebola, è stata malata parecchio, è riuscita a guarire e la sua particolarità, oltre a tutta questa parte di storia che già di per sé mi sembra abbastanza singolare, ecco, la sua particolarità è che ha un ottimismo veramente incrollabile e mi ha detto testualmente che ha il dovere morale di andare avanti, nonostante quello che le è capitato, perché lei rispetto ai suoi familiari è riuscita a sopravvivere e mi ha detto che il fatto che lei sia incinta, e lei era incinta all'ottavo mese quando l'ho fotografata io, e dice questo è un segno meraviglioso della vita che continua nonostante tutto quello che è successo. Può capitare. Certo. Vediamo un'altra delle tue fotografie, che ricordiamo sempre fa parte di quanto scattato in Africa, all'ospedale Fate Bene Fratelli, ecco qui un bimbo. Qui siamo sempre nel villaggio di Contabana e questa è una realtà purtroppo drammatica che fa seguito all'epidemia. L'epidemia ha in qualche modo sgretolato il tessuto sociale di tanti villaggi, ci sono tantissimi vedovi, vedove e tantissimi orfani. Tantissimi bambini che a loro volta hanno sofferto d'Ebola, ma nel frattempo, mentre soffrivano, hanno perso molti familiari, tra cui i genitori. E quindi questo era uno di questi bambini. Vediamo un'altra delle tue fotografie che ci hai portato questa sera, una piccolissima parte. Esatto, ancora gli orfani. Questi sono due fratellini che hanno cognomi diversi perché arrivano da storie particolari e i due papà sono diversi. E la particolarità di questi ragazzi è che hanno la fortuna, nella sfortuna di aver sofferto, nella sfortuna di essere rimasti orfani, hanno la fortuna di vivere in questo villaggio che è popolato da parecchi adulti che riescono a prendersi cura di loro in modo tale che non restino in strada, insomma. E insomma ogni foto ha una storia, vediamone un'altra. Credo ce ne siano un altro paio, no, di quelli che ci hai portato. Ecco, questa chi è? Questa è una ragazza di 23 anni che ha sofferto di Ebola e ha perso purtroppo i genitori. Chiaramente non è orfana perché comunque non è più molto giovane, però la sua particolarità è che ha sofferto d'Ebola, è guarita e lei dice che adesso la sua vita ha un senso perché lei fa parte dell'associazione dei superstiti, dei sopravvissuti di Ebola, di quelle persone che hanno perso molti familiari. E lei mi ha detto adesso la mia vita ha un senso perché io non ho più nessuno, però attraverso il mio lavoro posso aiutare chi come me ha subito questa tragedia. Quindi insomma c'è anche un impegno sociale in una situazione molto degradata, no? E molto, molto povera naturalmente. Abbiamo un'altra fotografia, credo. Vediamo se... Sì. Che eccola qui. Questa è molto particolare perché questa si chiama Bakita School, è una scuola con 397 bambini, scuola elementare, di cui 102 orfani a causa di Ebola. E la particolarità di questa foto è che c'è questa maestra che legge un foglio e sta facendo recitare ai bambini una filastrocca con i sintomi di Ebola. Ai bambini insegnano i sintomi e insegnano a riconoscere chi manifesta i sintomi in modo tale che possano evitare ulteriori contagi. E i bambini vanno
tornano nel villaggio dove vivono a fine scuola e insegnano agli anziani che non conoscono i sintomi, non conoscono come si fa a riconoscere una persona che manifesta questi sintomi. E questo credo che sia il passaggio fondamentale, cioè l'educazione ai più piccoli. Certo. L'educazione ai più piccoli che poi ovviamente giocando attraverso appunto questa filastrocca, esatto, imparano qualcosa di molto importante. Sì. Per rendere più leggera una cosa che è comunque molto, molto impegnativa. Vediamola quella foto che stavamo per vedere, eccola qua. Questo è un villaggio in mezzo alla foresta che non ha mai visto un malato di Ebola. Loro sono talmente isolati in mezzo alla foresta che non sanno cosa sia. Ma è lì vicino comunque? Sono una quindicina di chilometri da Lusa. Quindi sono molto vicino, però... Però è foresta, per cui 15 chilometri sono tantissimi. Loro di Ebola conoscono a voce i sintomi e come si fa a non prenderla, per cui il fatto di non mangiare carne cruda o poco cotta, il fatto che i ragazzini non debbano giocare nella foresta con gli animali, ok? Ma questa cosa la conoscono grazie ai medici dell'ospedale di Lunsar che una volta a settimana, ogni venerdì, vanno volontariamente in questo villaggio e prestano le cure alle persone che hanno bisogno. Quando è successo che è scoppiata l'epidemia, i medici e gli infermieri sono andati in villaggio e hanno avvisato le persone che abitano lì di questo problema e gli hanno spiegato che cosa fare e che cosa non fare per contrarre il virus. Estremamente interessante quello che ci stai dicendo. C'è un'altra fotografia, forse l'ultima, che abbiamo preparato. Credo di sì. No, forse no. No, non ce ne sono più. No. Ecco, sì, erano un piccolissimo estratto delle cose che ci hai mandato. Quindi, insomma, un'esperienza che ti ha gratificato anche dal punto di vista personale, ma soprattutto credo che la missione di un fotografo sia quello di raccontare attraverso le proprie immagini, le proprie fotografie, quello che le persone non riescono a vedere da sole, no? Perché certo. Oppure vabbè, insomma, attraverso la televisione, ma la foto c'ha sempre il suo fascino. Sei in partenza ancora o no? O per il momento no, ti calmi? No, per il momento no. Adesso in questo momento stiamo, io e il Fate Bene Fratelli ovviamente, stiamo cercando chi possa sostenerci per stampare una mostra perché crediamo che il lavoro fatto sia... merita di essere visto. Sì, meriti di essere visto perché più si conosce di questa malattia che comunque quando si è manifestata in Africa ha spaventato anche noi, perché po' di rischio ce l'avevamo anche noi, per cui più si conosce, più si riesce ad aiutarli, ad educarli e a far sì che loro non si ammalino, e questo penso sia meglio per tutti. Certo, è un modo, speriamo che questa mostra si concretizzi. Noi questa sera abbiamo avuto modo di vedere queste poche fotografie in anteprima assoluta, grazie a Matteo che ce le ha portate, grazie al Fate Bene Fratelli che è una bella realtà anche qui a Brescia, e quindi insomma speriamo che possiate organizzarle, poi insomma lo diremo anche attraverso la nostra trasmissione.